Martedì 24 settembre 2019. Santa Natalo. Dal libro di Esdra. In quei giorni, il re Dario scrisse al governatore e ai funzionari della regione dell'oltrefiume dicendo: Lasciate che lavorino a quel tempio di Dio. Il governatore dei Giudei e i loro anziani costruiscano quel tempio di Dio al suo posto. Ed ecco il mio ordine circa quello che dovrete fare con quegli anziani dei Giudei per la costruzione di quel tempio di Dio. Con il denaro del re, quello delle tasse dell'oltrefiume, siano integralmente sostenute le spese di quegli uomini, perché non vi siano interruzioni. Io, Dario, ho emanato quest'ordine. Sia eseguito integralmente. Gli anziani dei Giudei continuarono a costruire e fecero progressi. Grazie alla profezia del profeta Aggeo e di Zaccaria, figlio di Iddo, portarono a compimento la costruzione per ordine del Dio di Israele e per ordine di Ciro, di Dario, di Artaserse, re di Persia. Si terminò questo tempio per il giorno 3 del mese di Adar, nell'anno sesto del regno del re Dario. Gli israeliti, i sacerdoti, i leviti e gli altri rimpatriati celebrarono con gioia la dedicazione di questo tempio di Dio. Offrirono per la dedicazione di questo tempio di Dio 100 tori, 200 arieti, 400 agnelli e 12 capri come sacrifici espiatori per tutto Israele, secondo il numero delle tribù di Israele. Stabilirono i sacerdoti secondo le loro classi, e leviti secondo i loro turni, per il servizio di Dio a Gerusalemme, come è scritto nel libro di Mosè. I rimpatriati celebrarono la Pasqua il 14 del primo mese. Infatti i sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme, come un solo uomo. Tutti erano puri. Così immolarono la Pasqua per tutti i rimpatriati, per i loro fratelli sacerdoti e per se stessi. Dal Salmo 121. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero: Andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore, là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andremo con gioia alla casa del Signore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: Mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.